preghiera e del silenzio sta terminando. Mi inginocchio e do un bacio sonoro a quel sacro pavimento. Le impronte della saliva delle mie labbra rimangono sul pavimento polveroso e le mie labbra sono tutte sporche di terra. Suora Evelyn mi fa gesto di pulire. Non pulisco col mio fazzoletto. Con la lingua minuziosamente raccolgo la polvere e la inghiotto. Una profonda dolcezza mi entra nel palato e passa al cuore. Usciamo da Garissa con un grande tesoro e nel pomeriggio celebriamo la messa per coloro che ci perseguitano. Il Vangelo della messa mi sorprende, non lo ha scelto appositamente padre Alex e la sorpresa è grande. Esso recita così: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Ma com'è possibile, Gesù, il tuo Vangelo oggi diventa ancora una volta attuale? Com'è possibile amare questi terroristi? Com'è possibile amare gente che ci uccide, gente che massacra giovani innocenti? Gesù, ma tu non hai ascoltato le loro grida, le loro telefonate, i loro tragici SMS? Gesù, come puoi non aver ascoltato vicende come quelle di Susan, che così scriveva nei suoi ultimi messaggi SMS ai suoi cari? Stanno venendo verso di noi. Tutti nel settore di Nancy sono stati uccisi. Per favore, prega per noi. Stanno arrivando. Noi siamo i prossimi. Com'è la situazione fuori? L'esercito non è ancora qui. Per favore, dite a coloro che noi stiamo per essere uccisi. Dite a loro per favore di venire in nostro soccorso. Se non ti dovessi più vedere, ricordati solo che ti amo e che sempre ti amerò. Ciao e prega per noi. Io sono con Milly. Che Dio ci aiuti. Gesù, dove eri tu in quel momento? Stringo forte quei quattro bossoli e il pezzo di carta degli studenti cattolici e mi vengono in mente i tuoi ultimi messaggi sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in un istante tutto il tuo grido forte e deciso che dalla croce diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io oso scommettere con te, Gesù, che nel momento in cui quei colpi esplodevano contro di loro e le loro teste venivano tagliate, quei ragazzi buoni e forti nel colpo esploso o nella lama del coltello che tagliava hanno visto un lampo, hanno sentito forte, forte la tua voce che diceva loro solo una cosa: oggi sarai con me in paradiso. Credo, Gesù, che quei ragazzi ora sono con te, che quei ragazzi buoni e dolci sono martiri. Non c'è bisogno che il Papa o la Chiesa li canonizzi. Tu li hai canonizzati ancora in vita, negli ultimi istanti della loro vita, come era successo al buon ladrone. Forse proprio loro, ora dal cielo, hanno guidato la mia mano a scrivere gli atti di questi santi martiri del secolo XXI. Mi rivolgo a voi, ragazzi martiri di Garissa, ora. Pregate per me, insegnatemi la vostra coerenza e la vostra forza, perché anche io, come voi, sappia testimoniare Gesù con il dono della vita.